Presidente Renzi, buonasera. Da parte, Presidente, possiamo fare una domanda? Cosa fa, Presidente? Cosa fa? Un attimo, prima devo bagnare la Madia, si è seccata. Ma non deve bagnare. Perché allora io do un po' d'acqua alla Madia. Ma non deve dare l'acqua. La bagno sempre? No, ma non deve. Devo spolverare la Boschi? Ma che spolverare? Volevamo fare delle domande. La Boschi è qua. Sì. È piena di polvere. Vabbè, ma no. L'ho lasciata, sono tre mesi che è rimasta qua. No, ma possiamo fare delle domande? È una conferenza stampa, possiamo. Le due stelle più lucenti del firmamento del Renzi Dream Team. Sì, si chiama governo, comunque, sì. No, che noia, governo, ancora governo. No, è per dire. Stiamo un po' zitto. Sì. Dite buonasera. Buonasera. Ecco, vabbè, ha detto buonasera. Ma non sono limonabili. Ma che limonabili? No, allora, senta, no. Veramente. Cosa volevi sapere, Veronica? Basta, dai, su, Veronica, sì, che cosa volevi sapere? Presidente Renzi, sì. Non le sembra di avere un atteggiamento un po' duro con la minoranza del PD? Bene, sono felice di questa domanda. Bene. Perché, vedete, è interessante perché mi dà la possibilità, sì, mi offre l'opportunità di parlare di Agrippa Menenio, l'annato. Chi, scusi? Chi? Non faccio le facce, allora. Un politico dell'antica Roma. Ma perché? Diceva, no? Lo Stato... Questo è interessante, questo è importante capirlo. Sì. Diceva, lo Stato è come il corvo. Come le mani non possono fare a meno del cervello, i piedi non possono fare a meno delle orecchie. Sì, 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 certo. Per il PD la stessa cosa. Cioè? Ora, è colpa mia se io sono il cuore e Cooperlo è il culo. No, vabbè, ma non deve fare, no, va ma bene, non, va non bene. Faccia le battute, guardi. Veramente. Uno stacchettino, per favore. Ma che stacchettino? Ma uno stacchettino, ma dai. Ma una conferenza stampa. Bene, no? Dai, bene, su, sì. Cosa c'è? Forza, domande. Ministro Madia, può illustrarci le linee guida del Job Act? Ah, che bello. 80 euro, 41% alle europee, 80 euro, 41% alle europee. Credo che possa confermare anche la Boschi. Ma cosa? 80 euro e 41% alle europee. Cosa vuol dire? Bravissime. Ma no, ma sono perché? State stupende, molto brave. No, ma cosa fa? No, ma non le può dare lo zuccheri. Allora guardi... Sono ministre, non deve dare lo zuccherino. Non possiamo fare per favore? No, perché adesso, mi ha dato troppa acqua. Possiamo per favore? Sì. Fai un po' di musica, dai un sacchettino, che noia. Ma è una conferenza stampa. Il PD è abituato ai totem ideologici. Ah. Fetici del passato, signori, come il lavoro. Il lavoro è un'invenzione che risale all'antico Egitto, signori. Vabbè, ma non è una questione di... Scusa, stoppo la musica. Ma non faccia... C'è qualcosa di poetico? Di ma può non mettere la musica? No, ma scusi, no, perché... Allora, io vi chiedo, sì, è più facile trovare un lavoro per tutti? Oppure sbianchettare l'articolo 1 della Costituzione? Ma no, ma come no? Ma che essendo più di 140 caratteri, nemmeno in tutto il mondo si esce fuori un tweet. Ma cosa c'entra? Il tweet. Ma perché? Hai sentito come ha detto tweet? Ma sì, ma no. C'è la bavetta. Ma che bavetta? No, non ce l'ho la bavetta. Senta, no, Presidente. Non ce l'ho. Dai, vai, Nazareno, senta, forza. Però intanto ancora nessuno è riuscito a capire in questo Job Act cosa c'è concretamente. Ce lo può spiegare lei, Presidente? Per io ho due fantastiche collaboratrici. Oh, mi infatti piacerebbe che rispondesse la Madia, che è sua materia. Ah, che bello. Noi del Partito Democratico pensiamo che... Brava, non solo. No, ma non ha finito. Perché ormai agli italiani non interessa il cunei del fisco, piuttosto il rinfresco di cunei. Ma cosa dice? E poi non l'ha fatta parlare... Vero, Boschi? Sì, perché tra il lavoratore e l'imprenditore... Brava, Boschi! Non è importante il contratto, ma il contatto. Sì, ma non io dico no alle mele marce in azienda, io dico sì al marchio dell'azienda della mela. Cosa dice? Ma cosa sta dicendo? Il Jobs Act per intero si chiama Steve Jobs Act. Ma che selfie? No. Ma il selfie no. Il selfie no. Lei sta governando un paese, non... La prego. Renzi, mi scusi tanto. Come risponde a chi dice che lei è dalla parte degli imprenditori? Ecco. Signori miei, mi piacerebbe tanto rispondere a questa domanda. Sì. Ho persone qualificatissime. Oh, infatti. E le mie colleghe sono molto, ma molto più qualificate di me. Oh, meno male. Prego, Maria Elena. Sì. Le polemiche. Le polemiche.
Ma non la fa, ma già detto tutto, è bravissimo. Ma non, non c'è niente da aggiungere? Ma come? Voglio solo precisare che la gente è con me, non con i sindacati. Perché sì, ricordate, che la gente che lavora non sa nemmeno cos'è la Camus. Ma no, ma l'altra no. volta un signore mi ha detto, cos'è la Camus? Un dolce piemontese? Ma no, 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 non è vero. Non la metta su questo. È come piano. Il castagnaccio. Camus no. e castagnaccio. Senta, senta, Presidente, possiamo parlare... Non vanno giù. Presidente, possiamo parlare del TFR in busta paga? È vero che ci saranno più soldi? Non guardate me, no, su che cosa? Sul TFR, è vero che ci saranno TFR più... ci saranno più soldi, non guardate me, perché parla la Boschi. Oh. Ma veramente i soldi sono sempre dei lavoratori, noi li abbiamo solo messi in busta paga. Ah, guardi che ha detto una cosa... Cazzarola, non l'ho bagnata. No, ma no, ma ha detto una cosa che forse è giusta. No, perché... Ecco, vai, no, ma dilla. 80 euro e 41% all'europeo. Ma non vale, perfetto. Non vale. No, è che ogni tanto, non bagnandola... Aveva detto una selfie! Cosa... Selfie! Ma basta con sì, ma scusi, ma allora conferma che no, i lavoratori avranno più soldi in busta paga? Ce l'hai una musichetta, per favore, ma Silvano? Che no, no, ma che soldi? Ma chi ce li ha i soldi? Che cazzo dici? Guardi che invece una domanda... I lavoratori nella busta paga si vedranno scritto TFR, che vuol dire... Cosa? Troppo forte Renzi! Selfie. No, ma no, ma basta i selfie, guardi che... Era un giochino, ragazzi, ma, era un giochino. Ma se questa disoccupazione epocale catastrofica non la pigliamo a ridere. Ma che ridere? Che ci so fare io? Ma se non la si prende a ridere. Adesso basta però, recuperiamo le domande perché non ho più voglia. Dai, forza, così rispondiamo tutti insieme. Dai, che bello. Vai, sì. Padoan ha elencato le risorse per l'estensione del sussidio di disoccupazione. Sì, giusto. Ma ha anche aggiunto che non è in grado di fornire una cifra specifica. Ma scusi, non aveva promesso tra il 1,5 miliardi e 2 di euro? Bella sta domanda. Ci dica il nome di 10 aziende che dopo l'abolizione dell'articolo 18 verranno in Italia a investire. Renzi, come faranno le piccole imprese a anticipare il TFR? È sicuro che Draghi darà i soldi all'Italia? Per esempio. Voleva mantenere l'articolo 18 solo per i licenziamenti discriminatori e invece ora vuole incorporare la... Guardi che sono belle le domande. Signori miei, basta, ho capito. Perché tante belle domande, ferma la musica. Io voglio solo dire una cosa. Rispondiamo all'unica vera domanda che interessa agli italiani. Qual è? Sì. In Inghilterra si mangia male. No, 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 non è questa. Bene, ma per le altre questioncine lascio le mie colleghe, mi raccomando, 3 volte al giorno l'acqua, telette da lontano dalle fonti di calore, mai dargli da mangiare dopo mezzanotte. Ma non ha risposto. Ciao. Presidente, Renzi. Non ha risposto, Presidente. Presidente. Andrea Zalone, i gordi. Presidente. Fuga all'estero per lavoro, gli emigranti italiani sono il doppio degli stranieri che arrivano. Cioè, come funziona, scusate? Per ogni 50 stranieri che arrivano, se ne vanno 100 italiani. Quindi, fra un po' ci saranno gli ambulanti indiani che si venderanno le rose fra di loro. Tieni, Rosa. Sì, allora tu tieni questa papera che canta. E tu tieni questo accendino a forma di cesso. Cioè, di questo passo... Fra un po' non ci sarà nemmeno più l'euro, l'economia italiana andrà avanti solo con il baratto di minchiatine. Cioè, io, no, sulla crisi economica ci scherzo, ma i dati sono impressionanti. Al Sole 24 Ore in Italia chiudono 2 imprese ogni ora. In 5 anni perse 60.000 aziende. Chiudono 2 imprese ogni ora. Da quant'è che parlo? Mezz'ora? No, ecco, da quando abbiamo parlato ha già chiuso un'azienda. Speriamo che non sia la 7, se no ci hanno chiuso qua dentro, ragazzi. Cioè... Però sapete cosa vi dico? Che io sono ottimista. Sì, la crisi c'è ancora, siamo in recessione, il lavoro non c'è, però finalmente la soluzione a tutti i nostri problemi c'è, è il Jobs Act. Il Jobs Act è passato al Senato. E vai, e vai. Ragazzi, ce l'abbiamo una foto di come è passato il Jobs Act al Senato? Guardatela. Eccolo lì, il Jobs Act. Guarda come è passato veloce. Eccolo lì. È quello lì che vola. L'hanno approvata al volo. Allora sì! Cioè praticamente al Senato si sono tirati i libri come facevamo noi alle medie quando c'era il supplente alla quarta ora, sai? E mentre a Roma si tiravano le monetine, fascicoli, volavano sberle, a Milano c'era Renzi che rassicurava l'Europa. Guardatelo qua. Cioè si sta facendo la Merkel. Cioè... pur di distrarre la Merkel dal casino di Roma, Renzi le ha provate tutte. Allora tu dici che va tutto bene a Roma? No, 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 dai, smettila. Allora, approvano il Jobs Act? C'hai qua il documento da leggere? Sì, sì, ce l'ho. Dai, vieni in macchina, vieni. Ma no, dobbiamo andare al vertice UE. Ma che te ne frega? Vieni, limoniamo. Guardateli qua, tutti insieme al vertice.
è al vertice di Milano, il meglio dell'Europa. Schulz, Renzi, Hollande, la Merkel. Sembrano i Fantastici Quattro della Marvel. Schulz è l'uomo poco elastico. Poi c'è l'uomo non credibile che dice che non dobbiamo sforare assolutamente il 3%. Poi c'è la gaffa umana, l'ispettore Clouseau. Mi sono sputanato con una ragazza in Vespa. No? E poi c'è la cosa. La cosa. La cosa. La cosa. Siete pronte? Io sono pronto. E intanto Renzi gongola. Guarda come gongolo, guarda come gongolo con la UE. Sindacati all'angolo, sindacati all'angolo, tutti tri. Tutti i gufi tremano, tui, tui. I sondaggi volano, tui, tui. E fino a che non scoppiano, scoppiano i merdon. Ditelo a Civati. Grazie, queste sono la Valentina, la Cristina e l'Emanuela. Un applauso da Silvano Belfiore Band. Allora, senta Marchionne, lei ha dichiarato che dal 2018 non sarà più amministratore delegato di FCA, no? It's true. È vero. Ecco, tra l'altro oggi la Fiat non è più quotata in borsa in Italia. Diciamo che si è chiusa un'epoca. Vabbè, non è che... Non è divertente. Yes, yes. I did the dirty work. Cosa? Parli italiano però. I did the dirty work for Lamb's family. Lei ha fatto il lavoro sporco per... No, come dire, gli agnelli. Lems, scusi, no, però parli italiano perché ha fatto lavoro sporco per gli agnelli, diciamo. Sì. Alla Fiat serviva un mercenario, no? Ah, addirittura. Solo io potevo portar via la Fiat dall'Italia. Ah, beh, ci voleva. Cioè, uno che non provasse emozioni. Io non provo emozioni, no? Addirittura. Sono come Terminator. Sa come mi chiamano in azienda? No. Termini Merator. Vabbè. Non credo che... No, ma io non provo emozione. Ma sarà un modo di dire, no? È una cosa... Mi nasce già da quando ero piccolo, no? Ah, lei proprio da piccolo... Ma non... mi ha visto gli occhi. Beh, sì, lei è un uomo... Sono completamente anaffettivo. Anaffettivo? Non ci credo. Ma sarà un modo di dire. Faccia finta di essere mia moglie. No, la prego. Ma guardi i miei occhi. Faccia finta. Faccia finta di essere mia moglie. Dice: è il mio compleanno oggi. Aspetti, mi faccia entrare. Sì, entri pure, mi dica. Vai. Faccio la moglie. Poi, se vuoi, puoi stringermi un po' sugli occhi. Un primo piano di occhi. Vabbè, cerchiamo il primo piano di occhi e quando è pronto io vado. Okay, sono pronto. Faccio vai. Sua moglie allora. Sì. Amore, è il mio compleanno. Cazzi tuoi. Vabbè. Ma non farà così. Provi a dire a un bambino povero. Sono un bambino povero, ho fame. Provi a dirlo. Ma dobbiamo fare sta cosa. Vabbè. Sono un bambino povero, ho fame. Vabbè. Anche io. No, vabbè. No. Vediamo chi ha più fame tra me e te. Ma non credo. Ma vede, io... non è una cosa personale questa. Ah, ecco. Le emozioni sono per chi ha... Non so, tempo da perdere, no? Ah, addirittura, sì. I clown. Prova un'emozione, sai con la gente? Sono persone che fanno. Oh, il cagnolino! Un calcio al cagnolino! Ma perché? I falliti si emozionano. Non è vero. Guardi Gesù che fine ha fatto. Cosa? Gesù? Amore, a 33 anni già fuori dal business. No, guardi, questa è una lettura veramente. Non credo che si possa fare avere una visione. Ma io non voglio che mi si dica grazie, la gente poi applaude. Non le sta dicendo grazie. Non... Io devo seguire la bossa. Sì, no? Ma infatti da lunedì lei sarà Wall Street, tra l'altro, no? La Wall Street. FCA. Sì. Did you see The Wolf of Wall Street, no? The movie. Il film, The Wolf of Wall Street, certo, con DiCaprio. Cos'è? Bellissimo. Io sono così. Sì. Il business non può avere sentimenti. Non è una cosa personale. No, ho capito che non è personale. Quando fa business... Però i personaggi di quel film erano spietati, no? Fregavano gli altri, sempre drogati, usavano quella... Il Qualud, no? Quella droga che... Non ho bisogno di alterarmi chimicamente. Ma non voglio che mi si dica grazie. Perché ma non nessuno la ringrazia, nessuno è una scelta ma... sua. Però non mi devi fare lo scherzo del Qualud nel caffè, no? Ma chi glieli fa gli scherzi? L'ha fatto Landini. Ma Landini non fa gli scherzi, altro a cui pensare. Gli ha messo una pillola di Qualud. Una pillola di Qualud già ti intorpidisce. Sì, perché era lei. Sa quante me ne ha messo? 16.
Ma dove? Nel caffè? Si paralizzano. Ma devo presentare la nuova 500 Obama. No, vabbè, adesso non ci faccia. Ma ci crediamo, no, non ci faccia la scena. Ah, ci fa tutta. Sì, vabbè, ma non vuoi che grazie. È più bravo di DiCaprio, ma non la faccio. Non la faccio. Ecco, grazie, Alzi, grazie. Sono trovato a leccare le scarpe di Michelle Obama. Vabbè, vabbè, ma comunque Landini non fa brutto, gli scherzi. Brutto, ero sì. Talmente strafatto che la 500 mi sembrava bella. Guarda. No, vabbè, non credo. Un macchinone, il quale sì. Fa questo effetto, sì, è vero, gigantisce le sensazioni. No? Ecco, però tra l'altro avete appena presentato la nuova 500X, no? E lo spot ha avuto un grande successo in America. L'ho visto. Sì, sì, è... una mia idea. Ah beh, complimenti. Ho preso un grande attore, no? Sì, è vero. Nini Salerno. È vero, è vero. Quello dei Cats of Miracle Street. Sì, i gatti di Vicolo Miracoli. Sì, erano... Parli italiano. Quelli no? Che facevano... Capito? Sì, riconosciamo. Oh, sì. Ma... Vabbè, sì, sì. Vabbè, ma... No, sono bravissimi. Sono bravissimi, infatti se li ricordano tutti, no? Bravissimi. Ho preso quello che non faceva ridere dei Cats of Miracle Street, quello che costava meno. Ma non è vero, è un bravissimo. L'ha visto lo spot? Sì, l'ho visto. Una cosa straordinaria. Lui fa la parte di un vecchio che deve andare con una donna, no? È vero, lì, sì, è vero. Va in bagno, certo. Prende la piroletta, sì. Il Viagra, no? Sì, è vero, sì. Gli scappa di mano perché è agitato, certo, rimbalza contro il muro, gli scende dalla finestra, va nella grondaia, rimbalza contro il muro, continua a rimbalzare, e poi arriva un camioncino, gli dà un colpo a Viagra che rimbalza, sì, poi però... finché c'è una 500 che sta facendo benzina, esatto. Col serbatoio aperto, la piroletta va giù. E la 500 si gonfia. No? Esatto, sì, sì, l'ho visto. È andata anche molto bene. No? Cosa ne abbiamo vendute? Certo. Cosa ne abbiamo vendute? No? Di 500. No, certo. Di Viagra. No. Cosa ne abbiamo vendute, guarda. Vabbè. Senta, ma allora, già che parliamo di questa nuova vettura della Fiat, ci dica qualcosa lei, no, di questa nuova 500X? Che... È un crossover. È un crossover, certo. Non so sì. Se avete una parola... In Italia che spieghi questo termine, crossover, no? Crossover, sì, si dice. Non so se lo sente anche come suona bene, sì, crossover, sì. Ti riempie la bocca, no? Sì, una cosa importante, certo. Potevamo chiamare la 500 più grande. No, vabbè, ma no, no invece... Oppure 500 uguale all'altra ma più difficile da parcheggiare. Ma no, ma perché? Sarà crossover, un'altra storia. È un'altra storia. Ma non voglio che mi si dica grazie. Ma nessuno la ringrazia. Ma nemmeno che mi fa lo scherzo della benzina esso. Ma che scherzo, ma chi glieli fa? Ma non se lo ricordo, lo slogan della benzina esso era metti un tigre nel motore. Sì, certo, famosissimo. Ma era un modo di dire, no? Cioè, beh, ovvio, sì. No. Landini, sai cosa devo sentire? Un rumorino strano nel cofano, le apre il cofano, no? Si trova una tigre siberiana di 3 metri. Ma no, ma non sapevo cosa fare, mi sono dovuto vestire da Maure Orfei, no? Vabbè, ma guardi che non fa gli scherzi. Ho messo il tupè, i ciglioni, staccavo quei tettoni, ero talmente uguale che la gente mi diceva, vai Moira, mettigli la testa nelle fauci. Ma no, ma non è stato brutto. Lo so, brutto. Non è facile essere Sergio Marchione, non immagino. Mi rilasso mai. Certo, solo certo. La sera tardi, che torno a casa, mi chiudo nella mia stanza, mi ammazzo di Volvo. Cosa fa, scusi? Perché io vado su U-Volvo. U-Volvo, vabbè. E guardo le berline SUV sportive, tutte le categorie. Sì, c'è da impazzire, le vorrei tutte. Vabbè, ma non dovrebbe. Appena sento che sta tornando mia moglie a casa, cancello la cronologia. Addirittura. Esco sudato dalla stanza, guardo mia moglie, sa cosa prova. Cosa prova? Niente, perché sono termini meretor. Certo. Andrea Zalone. Grazie, vieni. In questo paese sono tutti pazzi per Renzi. Sono tutti pazzi per Renzi. Ormai siamo al plebiscito. Non so se avete visto ieri la pagina sul Corriere che un gruppo di italiani ha comprato un'intera pagina del Corriere per dirgli quanto lo ama. Noi, come tanti altri, desideriamo andare avanti insieme a chi ci crede. Matteo Renzi sta cercando di farlo, noi siamo con lui. Bestiale questa roba, io una cosa così non l'avevo mai sentita, ragazzi. Ma quando qua gli italiani comprano una pagina sul giornale per dire che stanno con un presidente del Consiglio? Sembra una setta religiosa. Tra un po' verranno direttamente a citofonarci la domenica mattina. Buongiorno, siamo i testimoni di Renzi. E no, dai, Renzi ha monopolizzato la scena, dai. Nella politica italiana non c'è più nessun altro, dai, sono tutti in ombra, sono spariti tutti. Ve lo giuro, se Mario Monti si desse fuoco davanti a Montecitorio,
finirebbe in 15ª pagina dopo l'oroscopo, ve lo giuro. Sono tutti in paranoia. Guarda Alfano, prendi Alfano, guardatelo qua. Guardate qua Alfano. Qui sta pensando, no? Per far vedere che esisto, oggi che cazzata gigantesca mi posso inventare. Pensa, che ti ripensa, e poi l'ha trovata. Nozze gay, alto là di Alfano, sindaci in rivolta. Ha mandato una circolare che vieta ai sindaci di riconoscere i matrimoni gay contratti all'estero. In effetti, nella categoria cazzate, questa si piazza bene. Alfano, ma sei il ministro degli interni. Ragiona, ci abbiamo 3 regioni in mano alla criminalità organizzata. In Italia non c'è più un appalto pulito dai tempi di Luigi Einaudi. C'è la mafia che sta infangando il Quirinale e tu ti occupi dei matrimoni gay. Tra l'altro pure contratti all'estero. Alfano, ma è questa la tua priorità? È come se Barack Obama fermasse tutto, andasse all'ONU e parlasse di crisi dei talk show nella TV italiana. Ora, Angelino, tutto a posto, va bene tutto. Respira, ciappa i fia, rilassati. Angelino, guarda questa cartina dell'Europa. Ve la facciamo vedere, Angelino. Allora, i paesi in rosso hanno il matrimonio gay, i paesi in giallo hanno le unioni civili fra gay e i paesi in grigio invece hanno Alfano. Ora, la cosa che però mi sembra assurda è che ci sono persone che la pensano come lui. Questa settimana è scoppiato il fenomeno delle sentinelle in piedi, no? Sentinelle in piedi sono persone che protestano contro i diritti gay, si mettono nelle piazze fermi con un libro in mano. Domenica in piazza li ho visti anch'io, non sapevo chi fossero, gli ho chiesto, scusate, siete in coda per l'ultimo iPhone? Cioè, allora mi ha detto, no, siamo qui per difendere la sacralità della famiglia tradizionale, e io ho fatto, meno male, allora passo davanti, no? Perché l'Apple Store sta proprio chiudendo, chi cazzo me ne frega? Tra le sentinelle, molti sono cattolici integralisti, li hanno anche intervistati. Ora sentite la dichiarazione che ha fatto una di queste sentinelle. Sentite. Il fatto che io mi innamori di un maiale, per esempio, perché allora, diciamola tutta, non significa che posso sostituire il matrimonio tra l'uomo e il maiale? Sono fatti privati, per carità, non mi intrometto. Però secondo me nel suo caso è il maiale che non l'ha voluto. Io, poi, peccato. Peccato perché stavano bene insieme. Ho una voglia di credere, di andare avanti e di più. È come la canzone, no? Se la ricorda la canzone? Mi sembra di stare sotto Top e Pino, capisce il senso? È la grande commedia, se lo ricorda Fernandez e Dino Cervi, Camillo e Don Peppone, per cui non mi auguro che non ci sia spaccatura, ma se ci sia, e allora io spero, auspico che di prendere un grande appuntamento, ci sarà un luogo di sport, un luogo di discipline sportive, di entertainment, che dovrà essere tutti i 7 giorni dovrà lavorare. Ciao Ilaria, sei la donna che fa il pallone, ma quando vuoi fare l'attrice ti faremo fare un grande film. E non mi chiedete più quale altra squadra c'è, c'è solo la Samp. Evviva Sampdoria! Buonasera. Buonasera Ferrero, presidente della Sampdoria, buonasera. 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 Sì. Forza. Sì. Sampdoria. Certo. Senz'altro. Sempre. Sempre, senz'altro. Lasciatemelo dire. Sì, no, anzi, se vuole approfittare di dire quello che vuole. La famosa squadra. Sì. Che quei colori, sì. Bruciacchiati. No, blu cerchiati, però se vuole
Sampdoria sì? È ormai casa? Dai. E casa dai. Come si dice no, da se... queste parti? Ecco. Forza Doria, forza Lupi, sossepolto dali mutui. No, a Genova non si dice così, però se vuole adesso a parte Posso dire una cosa? Me la fate dire una cosa? Ma guardi, qua per questo... Dai, fatemela dire. Ma guardi che la... nessuno glielo impedisce, prego. Beh... Sì. Io... Del... No, ha detto io. Allora io... Te lo giuro, te li restituisco. Cosa? No. No. Beh... Non è il caso. No, è vero. I tifosi la guarda, quindi la prego. Beh, stava dicendo io. Io ammiro Mihajlović. Che Mihajlović. Beh, sì, Mihajlović è l'allenatore. Io mi auguro che ci sia. Sì. Ma anche se non ci sia, beh. Sì, cosa? Chi io è, chi è che dovrebbe? Dai, fatemelo fare. Ma cosa? Sì. Beh, c'ho un progetto. Un progetto? Ah, è bello questo. Questo è uno stadio. Ah, sì, il nuovo che... stadio. Dai, è un segno. Cosa? No, ma se... Ilaria. Ma non c'è Ilaria, no? Beh, non è un c'è... segno sì, che ma... il sindaco di Genova sì? Si chiama Doria. Sì, no, è un segno. Però fare? Se... Se ci parla del... Beh, se ci parla del progetto. Un progetto. Un discorso. Dai. Tutte le parole una dopo l'altra. Lo no, stadio. Attenzione che lo rompo. Su. Dai. Cosa ci, dai? Sì, lo so. 99 anni ce lo deve dare. Che cosa? Lo, facciamolo. Su, proprio del mare. Proprio del mare. Allora, credo che lei voglia fare un... abbia un progetto. Sta, beh, sta parlando di un progetto, no? Del, volevo sì? Anche... Sì, unire le due C che hanno in comune. Che cosa? Chi? Chi? Le due C? Cultura, calcio, cinema. Sono tre però, sono tre. Calcio, beh, cultura, chi non ricorda la commedia? Ah, la... Dino Cervi. Gino, è Gino con la G. Beh, Gino grande Cervi. Roberto Sordi. No, Alberto Sordi. Beh, chi non ricorda Dina Lollobrigida? Aspetta, guardi. Lei ha fatto tanto cinema, però ecco, parliamo degli spot. Lei ha... Dai, facciamo. Non dipende da noi. Te li restituisco. No. Dai, vuoi no. documenti? No. Dai, beh, allora, non faccia, io la prego. No, io dico forza Doria sempre. Ecco, infatti. Beh, esatto. Dai, fammelo fare. Cosa? Io non posso fare. Io. Sì. Io volevo. Sì, se. Beh. Se... No, ma ne finisca una frase. Uno diventerebbe l'unico stadio. Ah, il progetto. Al mare. Al... Si potrebbe cantare lo stadio al mare perché un lei... nuovo stadio. Ah, sì, la famosa canzone del no, se la canzone era non è del ma è col una rotonda. Dai, fatemelo fare. Io no, tutti i miei io sì, meraviglioso cosa del guarda... cittadini dei cittadini che anche i trattori che non mi piacciono, ma i io detrattori. Io d'amico ti intrico. Sì, ma non c'è dai, non la io voglio dire solo una cosa, ragazzi. Sì, cosa vuole dire? Dove stavate voi quando facevo i film dove si ingruppavano no. a Sandrelli? No, no, ciao, no, Presidente. Guardi che Andrea Zalone.